Buongiorno, buongiorno, cara gente. Buongiorno a tutti. Siamo di nuovo qui. Spero stiate bene. Spero abbiate passato una buona giornata fino a questa mattina. Io sì, almeno per quanto mi riguarda. Le cose procedono. Le cose procedono. Ho finito tutta la revisione di Momento Review Broken Realms Morati. Infatti ho inviato le dovute anteprime. Ringrazio Orvandor Allen per il follow. Vedendo Orvandor penso di sapere chi tu sia. Ok, azzardo un nome, non dico nome e cognome, ma azzardo un nome, Andrea. Ok, ho beccato. Bene o male, alla fine come io uso Astropathe online, chi mette i propri nickname su social o simili, bene o male, chi seguo ricordo. Grazie mille per il follow al canale. E niente, quindi è quello il capitolo Momento Review è stato concluso, almeno per quanto riguarda il mio effettivo lavoro. E quindi domani avverrà la pubblicazione alle 13 su player.it. Benissimo, tutto programmato, tutto a posto. E io almeno oggi posso fare altro, che avrò un po' di cose da fare tra Destiny e altri articoli, appunto. Ieri sera ho già giusto aperto e impostato l'articolo per la discussione su ciò che mi aspetto, ciò che vorrei ipotizzare, teorizzare su Broken Realms Techlist e eventuali seguiti, perché nel senso voglio in realtà ipotizzare su un po' tutta questa saga, non solo sul suo diretto sequel. Quindi ci saranno un po' di cose. Poi, vabbè, anche appunto avrò anche da fare un po' con Destiny, perché proprio l'altro ieri è uscita una missione segreta completamente a sorpresa, davvero molto interessante, e ci sarebbe una guida da fare. E niente, e quindi me ne occupo. Oltre ad altri, in realtà, anche altri articoli che sicuramente non mi richiedono tanto lavoro quanto qualsiasi articolo importante dell'Astropate, ma ci devo dedicare un po' di tempo. C'è tutto il programma. E mentre come siamo messi qua? Come siamo messi? Beh, ieri, sempre per fare un po' di recap, abbiamo avuto un po' di visioni. La trama si è infittita ulteriormente con visioni strane che hanno come protagonisti Klosterheim e un suo presumibilmente maestro, presumibilmente guida, perché abbiamo parlato del fatto che queste visioni potrebbero essere del passato o del futuro. Inizialmente mi hanno dato l'impressione che fossero del futuro, perché mi sembrava di vedere Klosterheim con me come interlocutore, il nostro carissimo Grigorius Drake. E però poi abbiamo continuato e Metro Dora Telema ci ha parlato del fatto che noi potremmo, come non potremmo, potrebbero essere, è un'ipotesi su cui non abbiamo in realtà grossi dati, potremmo aver subito una epurazione mentale, un mind wipe.
Riguardo a chissà quale ricordo, nel senso, magari non riguarda nulla di ciò che abbiamo fatto, che stiamo facendo qua, magari sì. Nel senso, lui stesso, Grigoris, dice, beh, boh, sì, effettivamente capita assolutamente che ogni tanto anche noi dobbiamo subire un trattamento simile, è per la sicurezza, quindi dici, beh, non è necessariamente collegata la cosa. Però diciamo che a logica ti viene da pensare, sì, vabbè, però se mi hai messo in mezzo l'argomento, vuoi che non sia collegato? Puramente intuito. E quindi lì sorge un po' il sospetto che questa visione appartenga anche al passato, cioè prima l'avrei escluso, invece a quanto pare è plausibile. Al che, con una seconda visione, lui parla, dice, ah, farò così, mio maestro. Non è proprio farò così, ma comunque farò ciò che vuole, parole simili. Mio signore. Ho detto, ora, la mia ipotesi potrebbe rivelarsi falsa, chi lo sa. La mia ipotesi è che in realtà io abbia avuto come mio apprendista o comunque nel mio seguito, tra le persone su cui io ho il comando, questo Klosterheim. Klosterheim magari un giorno, in un passato, ha preso ordini da me e io Gregorius Drake, ho subito appunto una cancellazione della memoria. Mentre Klosterheim ha mandato avanti un presunto piano che magari il nostro personaggio aveva, ma che ovviamente non ricorda. E quindi noi adesso siamo convinti di dare la caccia a Klosterheim, di voler fermare tutto, ma in realtà noi avevamo lasciato delle direttive, ma non le sappiamo. Anche perché a questo si aggiunge un ulteriore dato: Klosterheim ha aggiunto un gran, cioè ha assemblato un grande seguito di tutti questi inquisitori interessati alla faccenda della Martyr, ma guarda un po', non vuole noi. Tra tutti gli inquisitori di cui si è accerchiato, cioè tutti quelli che ha radunato per fare cose, noi no. Noi non ci vuole, noi dobbiamo allontanarci, noi dobbiamo andarcene, questa è una faccenda che non ci riguarda. Non lo so. Questa nel complesso è la mia ipotesi. Magari è giusta. Magari è una cacata allucinante, o almeno qualcosa ci ho preso. Vedremo. Vedremo. Continuo a essere curioso. Io giusto nei minuti pre-live, giusto per fare qualche faccendina, ho svuotato un po' il deposito di oggetti bianchi, o grigi, vabbè. Li ho dati a Omicron per ricavare un po' di materiali grezzi per la produzione di qualcosa. Infatti ho prodotto una spada, ma ammetto che non è che mi ha entusiasmato particolarmente. Questa qua, ma una spada alla fine normalissima, non è che mi dà chissà quali abilità interessanti per il mio personaggio, quindi non ho cambiato. La cosa che ho cambiato invece è la pool di poteri di quando uso questo bastone. Cosa vuol dire? Che io dai poteri ho cambiato un po' quello che avevo, perché effettivamente io il bastone praticamente non lo uso mai, come avete avuto modo di vedere nelle live passate. Mentre qui ho voluto cambiare un po', perché magari oggi lo uso un po' di più, giusto per provare un po' di roba. Infatti prima avevo il biolampo anche qua, mentre adesso ho messo l'emorragia. E qui ho messo, cioè ho inserito le varie padronanze, almeno per potenziarli a dovere. Vedo che non è cambiato molto dalla beta. Ma io non lo so. Io non. Io dalla beta, anzi, ai tempi, io devo dire, io schifavo abbastanza sto gioco. Perché non. Mi sembrava un po' una mezza cagata. Boh, non.
non mi sembrava interessante. Poi so che comunque, tipo, mio amico che ieri era pure presente in live ha detto che, nonostante lui avesse avuto le stesse impressioni, infatti ci confrontavamo al riguardo, lui si era informato, ha detto che a livello di meccaniche era cambiato. Cioè, il fatto che tipo la questione di la copertura era molto più presente all'inizio gioco, mentre adesso diciamo che è molto più action. Molto più action adesso, meno lento con le coperture, almeno quanto mi ha detto lui. E boh. No, adesso no. No. No, adesso la copertura. Sì, beh, puoi metterti in copertura, ma io devo dire che la copertura la uso molto poco. È molto più rapido, molto più action, molto più muoviti velocemente, evita i colpi. Sì, nel senso, su questo, boh, a me piace. Cioè, devo dire che per ora, sì, sicuramente le missioni non è che sono estremamente variegate, però comunque sono abbastanza divertenti semplicemente da farmi godere il gameplay presente, nonostante magari debba fare sostanzialmente la stessa cosa della missione precedente, nel complesso. Meccaniche GDR, bene o male, mi piacciono, la storia mi sta interessando, quindi vedremo. Per ora continuo ad avere impressioni positive. Ovvio, non è il gioco, diciamo, estremamente polished. Cioè, ce l'ha qualche cazzatina, qualche cosa che si poteva fare meglio, assolutamente. Però, nel complesso, bene. Allora, riprendendo ciò che dobbiamo fare. Spirito macchina. Dobbiamo difendere il santuario dei dati. Data santuario, dai. Per Omicron. Per avere il contatto con lo spirito macchina. Giusto, è vero, veniva tutto rifiutato. Ogni cosa, ogni contatto con questo spirito macchina non ce la facevamo. Adesso proviamo a vedere cosa riusciamo a fare. Spirito macchina. La mancanza di energia era inefficace. Non riesco ancora ad accedere al principale cogitator, ma Omicron ha fornito assistenza personale nel caso in cui mi trovassi un modo, in cui trovassi un modo per accedere al Data Sanctum principale. Questo comportamento è abbastanza raro da lui, e la sua dedizione mi fa domandare quanto disperatamente egli possa cercare rivelazioni attraverso la comunione con questo spirito macchina. Interessante, interessante. Chissà quali. Quanto approfondimento ci sarà su questo personaggio che ci accompagna. Abbiamo. Sarà una, boh, bene o male una difesa, immagino. Non so se magari immediata o ci dobbiamo arrivare a questo Sanctum. Adesso vediamo. E soprattutto non sappiamo se siamo soli. Però presumo, perché non lo so, l'ultima volta magari ci veniva detto prima, tipo riceverai supporto da qualcosa di questo tipo. Mentre adesso non ci è stato detto nulla. Potrebbero comunque esserci rinforzi, ma non lo diamo per scontato. Where are you, Tech Priest? What are you waiting for? The auger sensors show extreme levels of chaos infestation near your location. My current physical vessel lacks the necessary augmentations and blessed weaponry to fight this threat. I'll clear the area. Then you follow me. Ok, appunto, devo mettere al sicuro l'area e poi magari farò questa difesa. Allora, testo solo un attimo, tipo, con X? Ah no, devo cambiare. Come?
Come diavolo? Io schiacciavo R3 per... No. No, questo non me ne frega niente. Ma non posso cambiare setup adesso, tipo. No, L2R2 no. Un attimo, ragazzi, voglio solo controllare una cosa. No, comandi visuale, no. Set di armi. Ah, ok, ecco. R3 è mentre sei fuori dalla missione. Questa cosa non me la ricordavo, non avendola praticamente mai fatto. Olè. Giustamente il potere si deve ricaricare. Ma emorragia. Quindi si ricarica. Non è come biolampo, è meno immediato. R2 invece, questo qua è abbastanza immediato, mi pare di capire. Ah, raggio continuo proprio. Così. Il raggio è tipo nullo, ma va bene. Dai, dai, proviamo ad utilizzare un po' quest'arma. Carina, ma non regge veramente il confronto. Adesso vabbè, stiamo un po' riprendendo un botto di vita perché stavamo testando e non ci stavamo concentrando, però. Ma vai via, ma vai via. Però. Buona la gamma di poteri, mi piace, ma non. Per ora come arma non regge minimamente il confronto. Quindi. Probabilmente dobbiamo anche solo cambiare bastone, perché credo sia sottolivellato. Magari poi troviamo uno di livello maggiore. Magari ci dà qualche soddisfazione in più, eh. Quindi vabbè, per ora torniamo al. Le classiche cose. Olè. Ma la smetti? Ah, ma voi. Boia, non mi avevo mica notato. Sì, merda. Mi stavano attaccando palesemente senza che io li vedessi. Vabbè, vita. Ricaricati, ricaricati. Tanto non vedo nemici in vista. Non vedo nemici in vista. Non ho nemici in vista. Ok, si è ricaricato tutto. A posto. Aria che hanno. Ok, mi sono allontanato. Sta progenie ha fatto un attacco d'aria. Bisogna allontanarsi molto di più da questi attacchi. Allora, qua stanzetta, non mi pare ci sia qualcosa. No, chiuso. Non sono neanche porte che si sbloccano dopo. Sono più porte chiuse e basta. Ok. Tanto ormai anche lì abbiamo capito che le porte che si aprono dopo vediamo effettivamente la parte di mappa. Quindi non si rivela dopo. Quindi capiamo se ci sono porte apribili dopo o meno. Meno. Scorte mediche. Vabbè, sì, una slot effettivamente ci mancava. Effettivamente non ricordo se anche le scorte mediche aprano poi.
Sì, in pratica è più Diablo, esattamente. Esattamente, proprio perfetto paragone. Ora è un po' più Diablo. Diciamo, per la precisione, ora è un po' più Diablo 3. Quindi sì, adesso è molto più frenetico, diciamo. Vero, dimentico, ci siete voi, mi sto praticamente incartando in un ostacolo. Grazie mille per essere passato. Buona giornata anche a te. È stato un piacere averti qui. Qui abbiamo qualcosa? No? Solo il punto da cui arrivavano i nemici? Ok. Proseguiamo. Chiudiamo la zona. Oh, magari in realtà la difesa non c'è. Cioè, magari il difendi era semplicemente perché, boh, ora che uccidiamo i nemici è difeso. Ah. Scorte. Ok. Non ci servono, ma va bene così. Nemici. Va. Uccido prima. Che anticipazione. Anche no, zero. Niente, solo un po' di nemici per punti esperienza. Allora proseguiamo. Quante scorte? No! For the Emperor. Ok, c'è un... Ah, beh, brutto pezzo di merda, ci sei tu? Ok. Ma... esplodi. No. Usiamo un inoculatore che qua. Altrimenti. Così. Buonissimo. I've purged the place. Are you ready to join me now? Initiating teleportarian launch sequence. Are you ready? Recharging devotion glands. Preparing to access the sacred presence of the machine spirit itself. I'll take that as a yes. I'm expecting significant resistance. I'll protect you while you're working. Ah no, vedi, c'è tutti gli effetti una difesa.
vai. Quante esplosioni. Dai, ricaricati. Bene. Talk to me, Tech Priest. Progress at 12.62%. Diagnostic prelude, overclocking. Yeah, I get it. You're working on it. Stand by. A new wave is approaching. 12,62% è una merda. Spero vivamente che ci metta di meno, perché se ogni ondata è più o meno così, sono davvero tante. Identification subroutines. Initiating devotional rites of authentication. And they're still coming. You better hurry up. C'è scritto lì ondata 3 su 5, ok. Ah, bobo. Pensavo peggio. Da dove? No. Esplodo subito. Perfetto. Siete. No, 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 no. Tu fai un fottio di danni. Cleanse me of my sins. Niente, Omicron muore. Guarda, guarda come va. Minchia. Missione fallita. Ma la dobbiamo ripetere? Sì, sì. No, pensavo peggio. Ultime parole famose. Minchia. Che mazzate che... ma... Purtroppo sta cosa... Tu muori, ma se muori, bom, sei finito. Perché tanto nel frattempo i nemici ammazzano Omicron con una velocità assurda. Adesso vediamo quanto possiamo magari rushare. Perché io credo comunque ci farà ripetere proprio la missione da capo. Infatti. Posso saltare? Sì. Perfetto. O meglio. No, non è perfetto, però. No, di qui. Aia. Mi segue così tanto. Ma adesso sono coglionato.
fare così veloce ma senza coglionare, altrimenti è peggio. Ok, questa terza ondata era veramente stronza. Magari era da posizionare i campi minati già prima. Non necessarie. Sì, ok. Tanto quel che dovevamo vedere l'abbiamo visto. Sì, adesso non so se magari le ondate saranno proprio uguali. No, ecco. Quanto male. Ok. Vabbè, si può curare un attimo da solo. Anzi no, vabbè dai, un oculatore ogni tanto usiamo. Ah no, chi c'è ancora? Uno schifo. Entità tossica. Ok, dai, siamo già qua. Testarlo, però cioè, è curioso vedere se le cariche dei nemici li possono portare a schiantarsi contro i loro alleati. Ah, quanto mi prendete comunque? Non lo so, non ho visto. Non ho visto se gli ha fatto danno. Cosa interessante, magari tipo se loro vengono presi dalle cariche dei loro amici. Non mi pare. Non mi pare. Gli attacchi pare siano solo verso di me. Campo minato non te lo toglie nessuno. Merda, dai. Quanti? Che succede adesso? Muori, dai, dai, dai. Oh.
Dio santo. Che rottura di balle che ero. Ah, un ogre della peste. Ah no, gli appestati. Ok, sì, ma sono... Che poi non sono... Questi non sono ogri, no? O tipo... Cioè, sono degli untori grossi. Ah no, in una live scorsa hai detto. Ok, scusami, ho letto male io. Ok, un ogre della peste sbalzato. Ah, questo è già interessante. Initiating teleportarian launch sequence. Are you ready? Vabbè, sì, fai. Qua il campo minato. Ok. No, vabbè, per voi. Per la prima ondata ce lo teniamo. Questo campo minato bonus. Che usarlo subito ci... danni non mi pare. Poi non lo so. Devo vedere se i danni bianchi che vedo sono causati da me o da... Da me o da... Talk to me, Tech Priest. Dai nemici. Progress at 12.62%. Sì, avevo dei nemici qua che erano un po' spiacevoli. Allora, dovrebbero poi arrivare dei nemici da destra se le ondate sono uguali. E tu? Questo era un demone che abbiamo evocato, eh. E quindi non doveva esserci, ci ha fatto perdere tempo. No, merda. Merda, 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 adesso quanta vita che perde. No, 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 veloce, 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 veloce. Dove cazzo? No, è di qua. No, ma dove mi ha mandato? Quanto indietro? Guarda, ok che poteva andare peggio, eh. Però Cristo. Madonna. Any progress, Tech Priest? Connecting to various identification subroutines. Initiating devotional rites of authentication. Io adesso lo faccio parlare. Lo faccio parlare perché non sai mai che magari in realtà conta. Infatti lo contava. L'ho fatto parlare per più tempo e è ampiamente più curato.
piace un Ogrin, santi Dio. Va bene. La torretta. Anything to report, Tech Priest? Validation sequence in progress. Mind receptors overheating. The great presence in the machine is willing to talk to me. I'll take care of the next wave of filth. La mettiamo un po' direttamente qua. Ai. Merda. Bene che comunque le mine non prendono noi. How long will this take, Tech Priest? Installing emotional dampers. Switching to mind cleansing sounds. The spirit in the machine is communicating with me. I'll take care of the rest until then. Dai, l'ultima. Dai, troviamo più torretta. Ecco, queste torrette fanno molto, molto comodo. Dai, che così si fa. Ok. Are you ready to talk to me, Tech Priest? Yes, Inquisitor. We have been waiting for this opportunity for a long time. Omicron? No. This body is merely a temporary conduit for us, connected to our network through his neural implants. Our name is sacred binary code and arcane hexadecimal chant, but you can call us the machine spirit of the martyr. We tried to communicate with you through mindless flesh before, but our efforts were ineffective. The servitor in the hangar deck? That was you? It was an inadequate interface. This method of communication is unconventional and highly dangerous for the subject. But I had no other choice. The martyr is harboring a great secret, Inquisitor, which we must protect at all cost before it falls into the wrong hands. You want to stop Inquisitor Klosterheim? Our goals correlate. We will show you where he is located at the moment. I must log off from this vessel before I damage him beyond repair. I will seek other channels of communication.
Ma che figo! Ma che figo! Cioè, è uno spirito macchina completamente senziente. È un'eresia di livelli abominevoli, ma è una figata assurda. Bello, bello. Abbiamo preso una quantità di roba allucinante. Ma va bene così. Io non prendo ulteriori keep. Questo è viola o blu? No, è blu. E altre cose, niente, vanno bene. Ah, i crediti però me li prendo. Boh, Omicron, andiamo. Una figata atroce sta cosa. Sta nave, io guarda, non so chi l'abbia costruita, chi cacchio ci abbia fatto qualcosa, ma ci sono delle robe assurde. Livello 30. Extra. Giusto, abbiamo sbloccato la terza slot vantaggio. Questo è buono. Più 1 punti, sempre con un'incognita su quali punti. Alcaest. Oh, che bello l'Alcaest. Esiste in questo gioco? 50% di in meno al tempo di ricarica dell'inoculatore. Questa è molto buona. Con 30% di penalità alla velocità di movimento. Questo è molto male. Quindi, bello ma no. E 2 punti abilità passive. Perfetto. Ah, giusto, mi dimentico che punti senza nulla vuol dire punti di questo tipo. Allora, io metto ancora un po' di resilienza. Cos'altro che mi sei? Ah, giusto, è vero, la terza slot. La terza slot io penso di metterla per questo. Più 75 di bonus ai danni non stato in di calore warp instabile. Così praticamente quando siamo pericolosi e instabili abbiamo sempre più bonus ai danni. Viene molto interessante. 2 punti alle passive. Allora qua come siamo messi a sbloccare i rami? Su 1 milione. Ok, qui 629.000 su 1 milione di infliggere danni da soppressione. Ah, vedi, scatola di scorte 42 su 100. Comandante 32 su 50. Ok. Missioni senza morire. E questa. Questa effettivamente non siamo morti. Ah no, no, è vero, no. Una volta siamo morti, è vero. Purtroppo non abbiamo avuto troppi danni collaterali, ma purtroppo una morte ce la siamo beccata. Forziere del bottino. Ah no, effettivamente non c'è una che ti chiede di aprire le scatole di scorte mediche. Di scorte e forzieri sì, ma mediche no. Allora, cosa facciamo? Io andrei avanti o sul combattimento a distanza o sull'effetto a zona. Io
Allora, cosa abbiamo? 1% di critico con distanza, ulteriori 5% per nemici affetti da status, critico abilità incanalate, che non ho esattamente idea di che cosa sia. Mi rendo conto che se muovo il controller è come se prendesse un po' tipo la posizione e mi muove lo sfondo. È una cosa terribile, ma va bene. Effetti a zona. Effetto aumentato, mentre qua. Ok, ulteriori danni da soppressione. Questo qua, più 4% di bonus ai danni in mischia all'abilità dare d'effetto. No, questo non ci serve, questo sarà tra le ultime cose. Dipende da cosa c'è dopo. Effetto per l'abilità cono e linea. Ok. Qui invece davanti forza critica, tutte abilità effetto a zona. Accostato di calore. Questo mi piace. Questo mi piace davvero molto. Oh sì. Ah, qua. 3 punti. 3 punti e facciamo una cosa molto bella, eh? Ulteriore 4% di danni a tutte le abilità effetto zona distanza. P2, effetto aumentato, implosione. Quanti bonus, quanti bonus. Allora, ordiniamo un attimo per rarità. Almeno andiamo questi. Questo però possiamo subito impararlo, vero? Progetto armatura da warp. Progetto staffa Weird Bane. E anche questo? Campo rifrangente. Buono. Queste armi, come sono? Perché la nostra pistola comunque è ancora un livello 11. Ma nonostante questo fa i buchi per terra. Questa armatura invece? Allora, cosa ci dà? Noi siamo con 4,7. Ok. Ah, effettivamente. Non è rivoluzionaria rispetto a ciò che abbiamo, ma è un po' meglio. È un po' meglio. Io ora però sarei curioso di vedere una cosa. Noi abbiamo sbloccato la possibilità di costruire un'armatura warp. Ora dobbiamo parlare con Omicron, quindi non possiamo ovviamente consultare l'inventario. Quindi parleremo con Omicron e poi vedremo. Vediamo cosa da dirci. What was all that down there, Tech Priest? Did I witness some tech heresy just now? No. I connected to a pure machine spirit, which had been upgraded to serve a specific purpose. I'm 100% certain of that. While my voice box was utilized by the machine spirit, the Communion gave me partial access to some routines. So it is not an AI. It is not an abominable intelligence. It is something extraordinary. By sacred digital apotheosis and uploading rituals, a penitent soul became part of this machine spirit. It was not the creation of a sentient intelligence, but the blessed fusion of man and machine. What are you doing now? Filing away the memories in the sonic requillaries, giving you the coordinates I received from the machine spirit. Lord Klosterheim is currently in the research cloister. No, allora questa cosa va a prendere dei pezzi, un pezzo di lore bellissimo. Allora, aspetta, leggiamo un attimo qua, poi dico. Lo spirito macchina della Marte sta cercando di proteggere un segreto gigante nel monastero fortezza abbandonato. Sembra che lui mi consideri un alleato contro Klosterheim, che era così dedicato a trovare il segreto che stava per ordinare un tecnoprete. Farà nulla.
fare annullare dei vari segmenti dello spirito macchina. Ah, ok, sì, ho scritto un po' malino, ma ho capito. Comunque, quello che lui probabilmente non sapeva è che questo spirito macchina fosse unico. Sì, non so perché lo chiami al femminile. Tanto tempo fa, forse tradisce il fatto che magari la persona sarà una femmina, non lo so. Sarà una donna. Tanto tempo fa aveva raggiunto l'apoteosi quando uno spirito penitente era divenuto una parte di questo spirito macchina. O forse semplicemente perché prendono macchina come parola di riferimento. Ma vabbè. Spirito macchina grazie alle apoteosi sacre che avevano caricato i rituali. Ah. Questo non era una creazione di un'intelligenza sensitiva, o. Ok, vabbè. Ma una fusione benedetta tra un essere umano e una macchina per completare la missione. Allora, fammi un attimo rileggere. Loro quindi. Tanto tempo fa. Chi ha raggiunto l'apoteosi? Aveva raggiunto l'apoteosi. Cosa? Che era così dedicato. Ok. Ah, ok. Questi apoteosi avevano caricato i rituali, vabbè, per farlo funzionare, diciamo. Ma a causa di ciò, per farlo completamente funzionare, c'è stata una fusione tra persona, tra umano e macchina, e spirito macchina. Questa cosa è una figata davvero enorme, perché va a prendere, adesso non so se magari coscientemente, però comunque lo va a toccare come argomento, l'argomento appunto degli spiriti macchina collegati a una persona. Nel 31° millennio, durante i tempi Grande Crociata, eresia, ci fu un esperimento. Il Mechanicum volle appunto creare una fusione di spirito macchina e umano, ovvero avere una persona che fungeva da, diciamo, da contenitore, possiamo dire, per lo spirito macchina. Questo esperimento venne fatto prendendo come cavia, come possibile soggetto, la sorella di Iskandar Kheyon, che se avete letto i momenti BG o avete recentemente ascoltato e ricordate i video momenti BG, magari sapete di chi sto parlando. Nel caso invece, nel caso in cui per caso non vi ricordaste, comunque potete andare a prenderla tra momenti BG. Oddio, se io Fabius Bile e Iskandar Kheyon, io so sempre che sono vicini come momenti VG, ma mi scordo sempre. In ogni caso sono il 10 o l'11. Ma mi pare. Comunque il 10 o l'11 è momenti VG Iskandar Kheyon, in cui si legge un po' della sua storia. In ogni caso, la sua sorella venne presa perché lei praticamente era una malata terminale. Era malata terminale e quindi semplicemente ha detto, boh, in maniera molto pragmatica, gli hanno fatto capire, senti, tua sorella muore. Ma piuttosto che morire, potrebbe fare una fine, diciamo, potrebbe fungere alla scienza, potrebbe essere utile alla scienza. E quindi, niente, venne usata per questo rituale, per questo esperimento, e si creò l'anamnesis. L'anamnesis è a tutti gli effetti una persona immersa in una vasca di liquido, un po' come i princeps, certi princeps dei titani. Alcuni sono praticamente inseriti in una vasca piena di liquido che supporta il collegamento neurale con le macchine. Ed è praticamente una cosa simile,
solo che è permanente. La persona diventa in maniera permanente lo spirito macchina. E questa cosa poi cambiò perché effettivamente l'anamnesis si unì poi successivamente al spirito macchina dello spirito vendicativo, la nave ammiraglia di Horus e poi di Abaddon, per creare una sua nuova versione. Inizialmente l'anamnesis era sulla nave Tlaloc, che era appunto la nave di Iskandar Kaon. Poi, quando Iskandar Kaon incontrò Abaddon e insieme poi ad altra gente, Lior Van Ucris e Telemachon Liras formarono la Legione Nera, l'anamnesis venne spostata dalla Tlaloc e posizionata sullo spirito vendicativo, il che appunto portò lo spirito vendicativo ad avere uno spirito macchina di quel tipo. E qui vanno a toccare una cosa simile. Ovviamente è stata un'evenienza diversa, non è stato sperimentazione, non è stato un voler ripetere esperimenti di quel tipo, ma è stata una cosa quasi casuale, sembrerebbe. Però più o meno siamo lì. Il risultato è simile ed è davvero interessante. Davvero bello. E abbiamo concluso questa indagine, ma non vuol dire che abbiamo concluso il capitolo. Dobbiamo parlare con Arachna. Captain, you have important news for me, I presume. You have a very urgent message from the Caligari Conclave. A new assignment, maybe. With the Conclave, you can never know. Let me see it. Inquisitor, I have a crucial task for you. In the light of your previous achievements, I'm certain you are the most suitable agent for this assignment. We have re-established contact with the Triglav subsector. Due to severe warp surges, communication with the subsector has been sporadic at best for long decades, and we have now lost contact with entire systems. We have simply no idea what occurred on these worlds during a century of isolation. With the receding warp surges in the region, we have been able to begin to restore order, but this is a slow process, and we have encountered certain anomalies. One of our less experienced agents has already entered the Aureus system, one of the regions that has failed to report back. We lost contact with the Inquisitorial Retinue. We want you to find out what happened in that system. The Astropathic Relay Station could be the perfect place to start the investigation. Ok. Il sottosettore Triglav, però, se ricordo bene qualche descrizione, mi pare DLC. Mi pare sia DLC. Non ne sono sicuro, ma mi pare. Captain, I want you to take me to the Aureus system in the Triglav subsector. Do you have any update on the situation? According to my astropath, there's been a cascade of fresh astropathic dispatches from the subsector. Warnings of dissent and heresy, nightmares of abandoned void stations, empathic bursts of terror and relief. Apart from the Aureus system, which is still dark. We shouldn't waste our time then, getting there. Infatti poi è una cosa diversa. Ok. No, beh, per ora noi andiamo avanti. Ma il massimo che mi concedo, al massimo, può essere questo qua, il nido della vipera, che è l'altra parte di quel trio fantastico di Space Marine del Caos, che hanno piani, chissà quali piani. Questo qua, Terra Incognita, mi pare sia proprio DLC. E i DLC vorrei farli assolutamente più tardi. E qua abbiamo finito. Parlare con nessun altro. No. Segui l'itinerario di Klosterheim verso il laboratorio segreto. Va bene. Omicron, però io voglio vedere solo una cosa. Questa armatura cosa fa? Posso crearla? Fa vedere 40, 20, 30. Quanto costa? Mazza, 45.000, bestia. Vabbè, proviamo, facciamola.
Sì. Non so, quanto sia interessante. Dove me l'hai? Ah, me l'avrà messa nel... No. E dove diavolo me l'ha ficcata sta... Scusi? Ah, ricompensa in attesa. Ok, infatti. Vabbè, allora noi facciamo una roba, capitana. Mi levi tutti gli oggetti di merda. Abbiamo comunque ancora un bel po' di merda, quindi io venderei un po' di roba. Almeno ci leviamo un po' di schifo. Non ci serve assolutamente niente. A posto. Nell'alveo, ovvero vabbè, nel deposito, io in realtà metterei queste informazioni che mi sembrano un po' inutili. Ma questa sembra carina, pistola grav, però per adesso la terrei là. E anche sta pistoletta magari venderei. Ok. Ora ricompensi in attesa. Acquisisci. Quest'armaturina. Ma non è così fantastica, come poteri. Scusa, come poteri non ha nulla? Ma come? Ma è una merda. Ok che noi non lo usiamo per ora, ma non lo uso perché il teletrasporto a me non serve per andare in mischia. Fa cagare. Ah, giusto, è vero, la... Ma io i punti... Allora, cosa fa? Permette di rilanciare i valori numerici degli incantesimi e degli oggetti. Oh. Questo? Fa salire di livello gli oggetti della scheda potenziamento. Oh. Ma io non so, sti punti fato a me sembra servono anche per altro. Altro di, cioè, di buono. Non lo so, non lo so. Per ora mi tengo... Alla fine per ora mi tengo così, perché tanto non è che ci sia... Chissà che. Credo, Arachna, tu non vendi neanche nulla. Chia, vendi... Per adesso vendi proprio degli oggetti di merda. Ma terribili.
Sì, vabbè, vendi dei progetti, grazie alle palle che i progetti sono buoni, costano un fottio, ma scusi, eh. Così io la trovo un po' illegale, illegale. Io posso denunciarla, io sono inquisitore. E Omicron, niente, niente. Però non compro nulla. E a questo punto io andrei avanti con Klosterheim. Almeno finiamo questo capitolo, cioè procediamo con questo capitolo 3. Poi magari, dopo aver finito il capitolo 3, possiamo passare all'altra parte, il nido della vipera. Allora, strada per il laboratorio. Forse ero troppo sospettoso per il tecnoprete. Dopo tutto, il suo piano ha funzionato. Il pubblico? Vabbè. La comunione con lo spirito macchina ha avuto successo e ora sono pronto a seguire la pista di Klosterheim. Ripensandoci, ma cosa. Qui com'è che iniziamo ad avere difetti proprio di vera e propria traduzione? Non va bene, eh? Che io ho difeso a spada tratta finora questo gioco nella traduzione perché. Dico, gli unici problemi sono i termini specifici, ma il gioco è tradotto bene. A ripensandoci, però, non è molto bello. E il pubblico con. Ma cos'è il pubblico con lo spirito macchina? La comunione, il discorso al massimo, se proprio vuoi. Non va bene il gioco, eh. Qua stiamo peggiorando. Non va bene. A ripensarci, questa è una sciocchezza. Dopotutto, un inquisitore non può essere troppo sospettoso. Sì, vero, su questo posso anche concordare. Bene, avviamo e cerchiamo questo laboratorio. A ripensandoci, Madonna mia. Bah, spero siano errori molto rari. Perché qua abbiamo un discorso in cui abbiamo due castronerie terribili, quindi. Al massimo poteva anche togliere solo la A. Cioè, ripensandoci, no, doveva metterci. Ah, ripensandoci. Inquisitor, Lord Klosterheim is heading toward an area marked as forbidden. It is cut off from the dominion of the machine spirit. I'm on my way. I also need an explanation as to why anyone would tamper with the machine spirit in such an irregular way. Although the chances are infinitesimal, complex machinery may be vulnerable to the corruption of chaos. For some reason, Uther Tiberius wanted to reduce even that small chance to zero. I want to know more about that. Keep me updated. Figo. Che ominous music. Ma salve, ma lei è proprio. Ma sta bene, eh? Dio mio. Nemici? Ah, sono là. Io andrei. Inquisitor, I have analyzed the records of my communion. The administrator prayers in the digital marginalia indicate that Uther Tiberius
fused an incorruptible soul with the machine. But that is impossible. Unless you sacrifice someone who fought off a demon and became immune to corruption. Agreed. Subject would be a former demon host. Is that even permitted? I could list 136 sects within the Adeptus Mechanicus, which would start a doctrinal purge based solely on such a notion. But my sect has always believed in digital martyrdom. I consider this machine spirit a miracle. Now that you have access to the main core, I want you to find all records of demon hosts on the Martyr. Mi sbagliavo. È stato completamente volontario. È stata completamente volontaria la creazione di questo. Di questo spirito macchina fuso a una persona. E per di più è ancora più particolare dell'anamnesis, perché prende in mezzo un indemoniato. Un ex indemoniato. Un ex indemoniato si intende gente tipo gli Illuminati. I've just completed my diagnostic meditations and reviewed the data. We can safely rule out the infection as the cause of your hallucinations. Then what is it? My theory is that the visions might be residual memories leaking through a hasty mind scrub. They could have been triggered by certain phrases or events. That's not it. Stop obsessing about my mental condition. As you command, Inquisitor. Ok, questa è un'altra informazione interessante. Si inizia a confermare sempre di più la cosa che per cui questo potrebbe essere il nostro passato già qui e in realtà noi avevamo dato direttive a Klosterheim. Molto molto interessante. Cosa diavolo è quell'icona? A me pare un boss cazzuto. È uno Space Marine del Caos. Io andrei. Dai, la facciamo. Volevi, pezzo di merda. Siamo quasi morti, eh. Siamo quasi morti malissimo. Però scorte e una mina. Sì, dai, meno ce n'hanno quasi. Io, no, dai, ma io voglio capire che cacchio sono. Ho preso un buff. Posso... Ah, lo vedo. Santuario Tech Protezione. Aumenta la riduzione dei danni del 20% per la sua durata. Ah, beh, almeno adesso so che cacchio sono. Non mi serve una mazza perché sono alla fine di questo corridoio, però... Bah, se incontra... Ah beh, no, dai, incontriamo nemici subito, quindi per un po' può servirci. Orca merda. Non l'avevo visto. Abbiamo creato un'anomalia che ha fatto malissimo. Minchia, ma sciotta. Abbiamo toccata 2 secondi.
Ci ha fatto un male porco. No, dove dobbiamo andare? Ah, dobbiamo fare. Abbiamo proprio dall'inizio? Vabbè. Bello, perché ho detto, ma il bonus, dai, così ci può servire. Sì, 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 ci sarebbe servito, effettivamente. No. Vaffanculo. Inquisitor, as per your request, I have scoured the classified data looms on this deck. I think you ought to know that all research sanctums on this deck were assigned for demon host experiments for decades. What? Uther Tiberius was creating demon hosts? The sheer number of subjects implies that he was trying to create a whole army of them. What? Uther Tiberius condemned a whole army to eternal suffering? Note that the attached confession scrolls clearly prove that most subjects were volunteers. They wanted to be filled with unholy essence, then fight the taint and return, immune to the chaos. But that is insane. I cannot comment on that. Eventually, the survival rate was deemed too low, and the project was abandoned. After decades of torture, he turned away from his own creations. Ma qui? Buongiorno Marco, buongiorno. Ma qui andiamo a toccare argomenti davvero fighi. Addirittura stava cercando di creare neanche solo uno spirito macchina con di mezzo, cioè fuso a un indemoniato, a un ex indemoniato, ma addirittura un esercito di persone indemoniate che poi dovevano sconfiggere il proprio demone, praticamente un esercito di illuminati, vecchio BG piuttosto vecchio, ma che figo. Sì. Lo spirito macchina si è deciso a parlare e si è rivelato essere uno spirito macchina fuso con un ospite umano. Al che ho spiegato effettivamente una questione riguardante il primo romanzo della serie Black Legion, in cui la sorella di Iskandar Kaon subisce un fato del genere. In questo momento lo spirito macchina di Android Studio sul mio PC è decisamente fuso con un indemoniato. Guarda, ti capisco benissimo. Well, non con Android Studio, ma con pressoché qualsiasi altra cosa sul mio PC. Io ogni giorno combatto con lui, è una lotta feroce contro spiriti maligni e qualsiasi cosa che il caos possa mettermi addosso. Infatti, alla fine io combatto il caos per scrivere gli articoli ogni volta. Il mio PC non vuole quasi mai collaborare. Quindi è una lotta, è uno scontro fra titani la creazione di un momento BG o di un momento review. Any progress, Inquisitor? Looks like I'm closing in on Klosterheim. He may have an agenda, but at least he's culling the filth. Oh, va bene. L'accoglienza. Voglio vederti soffrire. Ma guarda, io ti esplodo. Bene, lì ci sarebbe l'obiettivo. Qua abbiamo dei nemici. Ah beh, scorte. Scorte fanno sempre piacere. Anche se ce l'abbiamo al massimo. Almeno sappiamo che ci sono. Dicevo quindi, lo spirito macchina sì, ha parlato, ci ha rivelato questa cosa. Aia. Ci ha rivelato questa cosa. Non l'abbiamo ancora trovato, però. E
Ma abbiamo anche scoperto che, cioè almeno proprio adesso, che Uther Tiberius non stava solo creando una cosa di questo tipo, e che già di per sé è molto interessante, ma stava creando, voleva almeno creare un'intera armata di ex indemoniati, perché è lì proprio, nel senso, sì, creano indemoniati, ma poi l'obiettivo finale era far sì che tutti questi indemoniati si liberassero del proprio demone, rendendoli appunto incorruttibili. Che è il concetto per cui si riuniscono gli Illuminati in Warhammer 40.000, che sono un gruppo di persone che non viene citato da un fottio di tempo, ma che di per sé nessuno ha mai escluso che continui ad essere canonico. Porca merda, che male. No, no, come li ammazzo questi? Mai nella vita. No, non è possibile. No, 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 no. No, no, seguitemi. Seguitemi. No, no, ma non si può. Non si fa. È impossibile. Le sei torrette? No, devi fuggire, non ci credo. I'm in the research cloister, Tecnopriest. Incorrect. You are only approaching the gates of the research cloister, currently under quarantine. My dear, you must be the most pedantic specialist I've ever had in my research. No, vabbè, ma cos'era, raga? Ma io Comet far away for later evaluation. non ci Proceed to the credo che quella gates cosa and fosse quit. normale. Witness my power. Non è letteralmente possibile che ci fossero all'improvviso due, se non tre, non ho visto bene, stregoni. Più qualcosa come tipo troppe torrette tarantula. I've found the remains of a dead technologist. I suspect he is the one responsible for overriding the local systems. Search the body for additional information, Inquisitor. Ok, noi leggiamo molto con calma mentre ci sono persone terribili che vogliono ucciderci. Vabbè. Criptato dall'Adeptus Mechanicus, Deciphron, Alpha 2, protocollo Alpha 2 Deciphron, va bene. Non ci viene detta una data, un posto, niente. Ah, Data Predator Ishmael Kell. Oh. Barrieri del codice sono stati implementati con successo. Barrieri? Controlli e o l'accesso dei cogitatori ostacolati drasticamente da operatori esterni. Poi, navigazione principale del cogitator, i gruppi di warp, condori cinetici e sottosistemi messi in quarantena. Possibilità di un altro salto spontaneo convergente con lo zero. Disapprovazione dello spirito macchina. Le mie azioni sono trattate come comportamento ostile. Qua sto discorso è un po' tradotto una merda, però ho capito l'idea. Sta andando tutto a merda, fondamentalmente. E non hanno neanche il controllo dei salti warp. Allerta paradosso. Gli ordini diretti del signor Inquisitore Klosterheim sono categorizzati come codice eresia, forza motivazione aberrate. Motrice, credo intendesse. Contraddicono i protocolli tre volte benedetti del dio macchina. Vettore proiettato. Spirale verso il basso in direzione della tecnoresia e o rimprovero dal dio macchina. Continuazione delle nostre azioni calcolate in maniera malaccorta. Questa unità ha bisogno dell'ulteriore analisi dal fabbricator locum. Il fabbricator locum di quale posto? Quale luogo? Perché per fare un momento, piccolo momento lore, il fabbricator locum è il secondo in comando del fabbricator general di un determinato mondo forgia. Corri! Via 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 via. Sigma, 7, Omega, 3, 5, Alpha. Interesting. The machine spirit is trying to communicate with us again. That is the emergency code for the lockdown protocols. The research cloister has been quarantined. You might not be able to leave if you enter. Guarda. I should return to my ship then, and make preparations before I enter that area.
io qua ho finito. Ma no 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 no. Ci provo. Non credo sia possibile. Va bene. Dai, dai. Ho messo anche il campo minato. Forse? Forse ce l'ho fatta? Attenzione! Se ne sono andati o li ho uccisi? Perché c'è stata un'esplosione assurda. Ci sono riuscito? Spero di sì. Al massimo, se proprio non si è sicuri, io me lo riguardo sto pezzo di video post live, che voglio essere sicuro. Vabbè. Sì, ma questa cosa comunque non era normale. Cioè, tre stregoni così, con tipo 1.000 milioni di torrette, non è assolutamente normale. Cioè, è proprio una cosa fuori da tutto ciò che abbiamo visto per ora di sto gioco. Vabbè, ma facciamo che ammazzare anche questi, che vabbè, tanto ci danno è un forziere in più. Che roba. Vabbè, facciamo le dovute preparazioni prima di entrare in questa stanza in quarantena. In realtà adesso sono le 11:40, non so. La prossima mi sa di missione non esattamente corta. Sistema Baltar. No. Punto abilità inutilizzato. Qua detto, noi sappiamo già adesso su cosa mettere anche i prossimi due punti. Senza dubbio. Attenzione. Abbiamo un altro tipo di mina. P9 a tutti gli effetti vulnerabilità, molto bene. Buono. Tanto 100 punti ferita in più non ci cambiano molto. Anzi, in realtà i normali punti che ci dà 231 più 100 fanno 331. Questo ci dà 310 senza essere un'abilità sotto. Quindi al costo di 21 punti ferita alla fine ci dà effetti molto decisamente migliori. Buono. Oddio! Un impianto neurale. Buono. Viola? Che? Attenzione. Cioè, io ho preso l'impianto neurale che fa cagare. Ne abbiamo preso uno nuovo, ma fa cagare. Cioè, esiste, quindi a quanto pare esistono, ma fa cagare. Perché a soppressione massima minore ci dà, vabbè, probabilità di aggiungere vulnerabilità al calore con un colpo sferrato con l'abilità ustione. Ma ustione no?
meno che... No, vabbè, ustione, forse la pistola. No. Non lo è. E... Però quello appunto è la no. È uguale. Solo un po' più... È un po' più forte. Ma tanto a me non ce ne frega. 8,7 rigenerazione punti ferita sotto copertura. Guarda, per quanto usiamo la copertura. Cioè, dimmi te. Ne ho preso uno nuovo, ma fa schifo. E quindi non lo uso. Ma se l'equipaggio è giusto... C'è un trofeo tipo per usare tutto da viola in su? No. Perché se ci fosse, credo che l'avrei appena preso. Quindi rimettiamo il nostro caro impianto neurale verde. Perché, boh, quanto pare. Colleziona oggetti. Beh, oggetti cassa comune. Quindi non so quanto sarà interessante ciò che prendiamo da questa cassa. Bah, due signum. Ma non so, Infatti fa anche cagare. Vabbè, però aspetta, rispetto all'altro... No, rispetto all'altro sono meglio. Probabilità di riflesso, bonus danni... questo effettivamente 9% bonus danni per abilità con area d'effetto è buono. Questo è ancora meglio. Perché più 8,5% qualcosa con area d'effetto. Ma più 11% con l'abilità danni nel tempo. Questo è molto buono. Questo lo cambiamo. Boh, dai, almeno una soddisfazione. Beh, dai, qualcosa di buono l'abbiamo cambiato. Va bene così. Bianche, siamo a posto. Va bene. Ora 11.44. Ma cos'è? Che sfide abbiamo? Uccidi 5 nemici di tipo malvagio almeno al tuo livello senza morire. Oh. Perché la gente che abbiamo affrontato fino adesso era buona. Esattamente, per capire. Oh. E ma una breve missione miscellanea, tanto per, ce l'abbiamo. Tanto per fare un po' di... occupare un po' di tempo. Io voglio tornare... Ah, vedi, torna al sistema... Torna al sistema Baltar. Nel sistema Baltar c'è altro. C'è una base. Colonia penitenziaria. Andiamo a parlare con la base. Dai, occupiamo tempo. La base, cosa ci dice? Questa strana Nil stazione, vabbè, stazione del vuoto, è una reliquia delle conoscenze perdute risalenti all'epoca oscura. Vabbè, l'era oscura della tecnologia, sì. Dark Age of Technology. Quando le scienze eretiche prosperavano incontrastate. La scoperta è stata fatta dalla flotta esploratrice dell'Adeptus Mechanicus ed è stata aperta ai civili imperiali solo dopo secoli di ricerche e depurazioni. Alcuni piani avvolti nel mistero rimangono sotto la giurisdizione dell'Adeptus Mechanicus. È una stazione piuttosto particolare. Posso andarci? No. Oh, peccato. Magari qualcosa di trama. E la colonia penitenziaria? Ah, niente, no, in questo posto non posso proprio fare un cazzo di nulla. Eppure sono luoghi piuttosto interessanti. Occhio di Baltar. Occhio di Baltar ci posso andare. Una piattaforma d'osservazione imperiale, ancorata a una distanza di sicurezza dall'empia protuberanza del warp nel vero spazio. Vabbè, sì. Empia, fenditura, warp nello spazio materiale, va bene. È protetta da rune guardiane.
e richiede anche una sterilizzazione profonda per gli eruditi che monitorano l'anomalia, sperando di riuscire a trovare degli indizi sul mistero delle ondate warp di Caligari. A causa della vicinanza alla faglia, l'Inquisizione insiste che siano effettuate visite frequenti per effettuare l'abluzione mentale del personale. Ma io ci vado. Io ho due parole. Tanto alla fine mancano 10 minuti a mezzogiorno. Io ho un po' di tempo, lo spendo così. Posso parlare con voi? Posso... Informazioni sul luogo. E fin qua. Non posso. Panoramica della missione. No. Non c'è. Non ci sono persone con cui parlare. Se io seleziono la missione. No. Demoni o Eldar? Cioè. Ah, vedi, comunque ci cita la mappa. Moli industriali, Mechanicus interno. No, beh, gli Eldari assolutamente no, perché io voglio almeno... Cioè, i nemici vorrei scoprirli di storia. Poi le miscellanee farle con nemici già scoperti, non scoprirle così, solo a caso, di sterminio. No, niente. Vabbè, per ora stiamo un po' esplorando, almeno conosciamo un po' i dintorni. Comunque un po' di descrizione di sti vari pianeti, però è... Che mi fa piacere comunque nel... Boh. Io sono curioso. Sono curioso di scoprire, ma so che ci occupo tempo. Un bel tot di tempo. Vabbè, dai, ci provo, cerco di fare veloce. Che sono... Dai. Laboratorio segreto. Lo dovevano secernere, questo laboratorio. Funziona così. Iniziamo almeno solo a leggere la descrizione. Klosterheim ha perso il suo seguito per un po'. Ho appena trovato il cadavere del suo tecnoprete, il cancello che conduce al laboratorio segreto di Uther. Ha pagato il prezzo per aver sprecato il mio tempo. Sto seguendo la scia di cadaveri nel laboratorio di Uther. Questo è un posto adatto per il mio primo e forse ultimo incontro con Klosterheim. Allora. Io. Dai, ci vado e voglio sapere. Laboratorio segreto. Cioè, non è segreto, è secreto. Io ho capito che ci sono i demoni di Nargol, però... È comunque segreto. Non lo so, magari in realtà non c'è una missione così lunga. E in realtà è principalmente questo incontro, principalmente trama. Sì, esatto, non voglio esattamente sapere cosa fanno in un laboratorio segreto. Ma sarà segreto e segreto per un motivo. Cioè, io lo lascerei lì. I've obtained the quarantine logs, Inquisitor. The research cloister has been sealed off on account of demonic infestation. You won't be able to leave the facility until it is secure. Trust me,
It will be secured soon. Guarda, non lo so da quale ghiandola si possa secerne un laboratorio. Anche qua non è che proprio sono sicuro di volerlo sapere. Ah, sei morto. Salve. Hai alzato la mano per parlare, ma non era il momento. Va che stiamo diventando forterrimi. Non perdiamo tempo e andiamo verso sto cacchio di obiettivo. Subject 872K has breached containment protocols. Area in lockdown. For the Emperor! Vai così. Who are you? Stand against me! Schifo. No. Non ho palesemente visto la trappola perché stavo guardando avanti. Demonic infestation in effect. Subject 872K has breached containment protocols. Area in lockdown. E vedo che a quanto pare abbiamo un soggetto fuori dal contenimento, è la seconda volta che ce lo dice. Questo? Vabbè, wow, una torretta che non mi servirà a niente, perfetto. Lo faccio così? Attenzione. Demonic infestation in effect. Subject 872K. Interessante, bello, però dovrei averlo in anticipo. Massacro. Salve di nuovo. Anche abbiamo il suo collega, l'ho incontrato prima. You really didn't remember anything, did you? Something is coming back, but it's unclear. I underwent a mind scrub, but... So, that is what you did eventually. You sacrificed yourself, but not in the way that I'd expected. Who are you? Who am I? You used to be my mentor. You were an inquisitor in pursuit of the greatest secret of the Caligari sector. The research of Uther Tiberius. I guess I didn't find it. Otherwise, we wouldn't be standing here. You got close. And you got careless. You made questionable choices, and attracted the attention of first the Conclave, then the Grey Knights. And there is no escaping from the secret protectors of the Imperium. Only death absolves, right? So that was your plan. You sacrificed your former self. And I have returned, as someone else. You told me to take on your mantle, and I obeyed. Through pain and fire, I hunted relentlessly for the martyr.
I did what you taught me. I fought, investigated, made pacts and broke them when I had to. And when the warp spat out Uther's floating fortress monastery, I was ready to find it. And my path eventually led to the martyr as well. It cannot be a coincidence. Only the Emperor's will, because you found me now, when I'm so very close to finding Uther's greatest secret. We must talk about this. But first we purge this area. I'm ready for the sacrifice it takes. And should my plan succeed, we might meet again one day. Che figo! È una figata. Trofeo, tra l'altro. Eh sì. Uther Tiberius wanted to create an army of former demon hosts. He sacrificed countless lives, sentenced them to damnation, only to make a handful of survivors immune to chaos. I think I know why the martyr had to leave the Segmentum Pacifus. It's insane. A whole army of loyal warriors immune to the warp, ready to conquer the Immaterium? Once you would have embraced the idea. I'm not the same person anymore. I pray to the Emperor that you are. Oh. Questa cosa è una figata allucinante. Alla fine quindi avevamo ragione. Non volevo distruggere. Non volevo rompere tutto, mi spiace. Sì, vabbè, ovviamente questo uomo è tipo mega forte rispetto a noi. Volevo fare delle cose. Ok. Devo pulire anche voi, vero? Pulisco anche voi. Quanto lontano? Oh, male. Appunto. Ce n'è un altro, santi Dio. Are you ready? Time to purge the unclean, Inquisitor. Side by side, like we used to. Sì, teoria confermata alla fine. Eravamo veramente i mentori di questa persona. Boh, uno è già stato fatto esplodere. Quanti nemici. Questa non potevamo resistere. Questa, quando becchiamo sta anomalia warp, appena ci tocca siamo morti. Non c'è veramente via di scampo da quella anomalia. Se ti tocca è la fine. Distruggiamolo. Almeno siamo un po' più sicuri. Ok, no, dai, questo lo gestiamo meglio. Anche perché, vabbè, c'è Clusterheim che è cazzo fortissimo. No demonic presence detected. Lockdown deactivated. Good work. Tell me, Clusterheim, did you miss all this? I refuse to burden myself with redundant thoughts and emotions. But I admit,
It was a satisfactory experience to fight that battle together. The research cloister is connected to Uther's inner sanctum. That is where Uther secreted away his most treasured research. Are you ready to enter? I need to return to my retinue first and make the necessary preparations. I'm not going to your ship. Trust me. Where would I go? I will meet you here when you return. Perfetto. Perfetto, è stato più veloce di quanto pensassi. Direi che c'è un forziere. C'è un forziere, lo apriamo e siamo contenti. A questo là, a questi lati. Ah, c'è un santuario tech. In realtà adesso non ci serve una mazza, ma va bene. Dall'altra parte c'è un altro santuario tech. Ah, vedi che distinguevo che avevano colori diversi. Questo cosa ti dà più danni invece, no? Aumenti i tuoi danni del 50% per la sua durata. Ma adesso lo so. Bello, bello. Beh, abbiamo concluso con una degna fine, molto interessante. Abbiamo scoperto la verità. Molto figo. Bello che comunque, nel senso, nella visione, quando vedi la verità, effettivamente il modello del tuo personaggio, del tuo inquisitore, è diverso in base alla classe che usi, giustamente. Non è generico, dici sì, ok, non vedo la tua faccia, ma... E quindi è generico. No, effettivamente si notava che fosse uno psionico, quindi siamo proprio noi. C'è un modello apposito. Vantaggio sbloccato. Scusa. Meno 50% i danni per l'abilità senza danni nel tempo. Questo... Bello, bello, lo tengo da parte perché è molto figo. È molto figo, ma per ora no. Ma di per sé, se vogliamo poi fare una build danni nel tempo, con tutto, possibilmente o quasi tutto danni nel tempo, questa è una figata. Essere un inquisitore richiede una forte disciplina mentale, ma devo ammettere che ora mi sento un po' scosso. Telema aveva ragione. Le visioni non erano visioni o rivelazioni, ma tracce residue di una precedente operazione di cancellazione della mente, della memoria. Mi sottoposi volontariamente alla completa espiazione del mio io precedente, ma certe parole o altri fattori scatenanti, come la voce di Klosterheim, indussero flashback della nostra ultima fatidica conversazione quando gli affidai di continuare il mio sacro lavoro collegato alla Martyr. Gran figata. Gran figata. Ultima occhiata. Beh, passive, ho detto, sappiamo. Pam. Ci mancherà solo questo. Più 1% di bonus danni all'abilità a dare d'effetto per ogni nemico colpito. Bello. Piace. Qui cosa? No, beh, nulla. Oggetti realmente interessanti. Questo qua? No. Una mazza di niente. Questo? No. Ma una roba con un'abilità? No, non la vogliamo dare. Ha un'abilità bella, Però no. Va bene così. Cos'è che abbiamo di... Volevo... Danni bonus oppressione...
Ah, vedi, bonus danni nel tempo più 50%. Ne abbiamo. E... boh, direi che siamo a posto. Sì. A posterrimo. Molto interessante, mi è piaciuto davvero molto questo sviluppo che abbiamo avuto oggi. E prossima settimana, apriamo il sanctum interno, l'inner sanctum, e scopriamo qualcos'altro, cioè nel senso prossimo mercoledì partiremo immediatamente con qualche rivelazione. Interessante. Bello, bello. A livello di trama continua veramente a piacermi un sacco. Davvero tanto. Specialmente appunto andando poi a prendere certe chicche. Davvero, davvero interessante. Vedremo poi come si evolverà. Cioè nel senso, sperando che ovviamente la trama, dici, il grande plot twist della tua identità non sia l'unica cosa, diciamo, un po' da colpo di scena. Però... vediamo. Sempre più curioso comunque nel complesso. E bene ragazzi, news o aggiornamenti non ne ho da dare ulteriori, ma ribadisco che domani alle 13 uscirà Momento Review Broken Realms Morati alle 13 su player.it. Tenete d'occhio il sito, oppure come al solito potete tenere d'occhio la pagina Facebook o il canale Telegram, che almeno lì non vi perdete nulla, in particolare il canale Telegram, perché almeno vi arriva una notifica bella bella sull'applicazione e siete sempre aggiornati. E per il resto io mi occuperò d'altro quest'oggi, e domani mattina ci rivediamo per continuare come al solito la lettura dei momenti BG. E poi vedremo sabato che cosa avrà da rivelarci la nuova live di anteprime, tutta dedicata ai reami mortali. Cosa avrà da dirci su Warhammer Underworlds, il nuovo Warhammer Quest Cursed City, e qualcosa di generico per Warhammer Age of Sigmar. Magari vedremo gli ultimi modelli dei Luminet ancora non avvistati. Sono curioso anche su questo. Vedremo ragazzi, ci aggiorniamo. In ogni caso, ci rivediamo domani mattina. Io vi auguro buon pranzo, buon proseguimento di giornata. È stato un piacere avervi qua. E a domani mattina. Ciao ciao ciao.